Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, il Natale è pieno di simboli, tra cui anche il presepe. Ormai ce ne sono davvero tantissimi, quelli in vetro, quelli in ceramica, quelli meccanici, quelli viventi, quelli con i personaggi famosi al posto delle statuine. Insomma, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Bene, oggi andremo alla scoperta delle sue origini e della sua storia. Siete pronti? Partiamo! Partiamo dalla base. La parola presepe o presepio deriva dal latino e significa mangiatoia. Poi, con il passare del tempo e la diffusione dei presepi, ha preso il significato di rappresentazione della nascita di Gesù. Infatti, i presepi, per come li conosciamo noi, sono le raffigurazioni della notte di Natale, la notte in cui il mondo ha accolto Gesù bambino. Ma chi ha inventato il presepe? Il primo a fare un presepe, la rappresentazione della nascita di Gesù, è stato niente meno che San Francesco. Infatti Francesco, dopo essere tornato dalla Terra Santa, dove aveva potuto contemplare il mistero così profondo della nascita di Gesù, nel 1223 si recò all'eremo di Greccio, un piccolo paesino nella provincia di Rieti, che gli appariva molto simile a Betlemme, per festeggiare lì il Natale. In una grotta nei pressi del bosco vicino al paese, Francesco fece portare una mangiatoia con la paglia e vi condusse il bue e l'asinello, secondo la tradizione del protovangelo di Giacomo, un modo per cercare di rivivere in pieno quella notte che cambiò le sorti dell'umanità. La popolazione accorse numerosa con fiaccole e candele, e Francesco narrò a tutti i presenti la storia della nascita di Gesù. Pose un altare sopra la mangiatoia, celebrarono l'Eucaristia e rimasero in preghiera tutta la notte. Questo fu il primo presepio della storia. Quando poi Francesco fu proclamato santo, questo avvenimento divenne famoso e fu conosciuto da tantissime persone che vollero replicarlo, costruendo piccole raffigurazioni di Betlemme. Ma la raffigurazione della Natività attraverso l'arte ha origini molto più antiche di San Francesco. Infatti, le prime testimonianze storiche risalgono al III-IV secolo, come le immagini di Maria con in braccio il bambino Gesù, che troviamo in alcune catacombe cristiane, come quella di Priscilla a Roma. Poi, dal 400 e per tutto il Medioevo, tanti famosi pittori come Botticelli, Giotto, Piero della Francesca e altri produssero bellissime raffigurazioni sulla Natività di Cristo. Queste opere d'arte venivano esposte nelle chiese e servivano per evangelizzare la popolazione, che era per lo più analfabeta. Durante il Concilio di Trento, nel XVI secolo, il Papa invitò a fare i presepi nelle case, con piccole statuine in miniatura, come strumento di trasmissione della fede. Fu così che iniziò la diffusione del presepe per come lo conosciamo noi oggi. Inizialmente si diffuse nelle chiese, poi intorno al 1800-1900 spopolò anche nelle case, con tutte le evoluzioni che ha avuto. Infatti si va da quelli viventi a quelli usati come soprammobile, a quelli meccanizzati oppure a quelli di attualità. In alcuni paesi, come a Bologna, dove abito io, è tradizione farlo l'8 dicembre, durante la festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Per i cristiani il presepe è un simbolo molto importante perché permette di entrare con gli occhi e con il cuore nel mistero del Natale, del Dio che per stare accanto ad ogni uomo si è fatto bambino. Bene, grazie per aver guardato il video, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti va, metti mi piace e iscriviti al canale. Noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video. E mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, corri a fare il presepe. Ciao e buon Natale!